giustamente è una serata importante, soprattutto per il significato di questa partita. Come detto anche prima, un piccolo aiuto per quanto riguarda quello che è successo a Genova, anche piccolissimo, può dare una mano. E penso che sia stato importante anche questo gesto. E per quanto riguarda la partita in sé, sicuramente affrontare la Sampdoria, appunto, come detto negli anni passati, già affrontata, ma un sistema di gioco che ti porta molto a dover chiudere dei spazi, a dover correre molto, e penso che abbiamo fatto molto bene sotto questo aspetto. E praticamente non abbiamo subito molto. Penso che abbia fatto un'ottima partita. Il mister ci fa lavorare molto, si vede, però si vedono anche i frutti del suo lavoro, quindi questo è quello che ci rende più orgogliosi, perché comunque le cose che provi in allenamento cerchi sempre di provarle in partita, ma non è sempre facile. Però oggi ci sono venute tante cose, piano piano stiamo crescendo e sono convinto che questo gruppo farà delle cose molto importanti. Tornando alla partita di sabato, hai preso un palo, poi hai fatto un bel gol, insomma, hai avuto tante occasioni. Come è andato? Su quello non so cosa dirti, ma ero un po' sfortunato, ma c'è sempre tempo per migliorare. Sto lavorando per migliorare sotto la porta, che è più importante per me. Ecco, anche la Cremonese è una squadra che si è rinforzata rispetto allo scorso anno, diversi giocatori nuovi, quindi insomma sarà una sfida interessante. Secondo me sì, perché in B non penso che c'è una squadra sottovalutata, allora dobbiamo solo andare lì a giocare. Questa settimana lavoriamo bene per arrivare bene sabato, per portare i punti a casa e per vincere la partita. Ma io penso che rispetto all'anno scorso hanno cambiato molti giocatori, hanno cambiato anche l'allenatore, quindi sarà tutto un altro Cremonese. Però cercheremo, come ha detto il mister, in ogni partita di andare in campo e di giocare propositivi nella metà campo avversaria, cercare di imporre il nostro gioco. Poi non tutti i sabati magari ci riesci, delle volte di più, delle volte di meno. Però credo che se ascoltiamo il mister e recepiamo i suoi concetti possiamo fare una grande partita anche a Cremona.